Funziona così, sì. No, no, naturalmente dovrei innanzitutto ringraziarvi per la lettura. Credo in entrambi i casi coglie qualcosa di essenziale. Vorrei però innanzitutto dire qualcosa sul metodo di questo mio lavoro, no? Che è stato già evocato, questo metodo archeologico, di archeologia filosofica. Perché sono convinto che una ricerca filosofica oggi debba necessariamente avere la forma di un'archeologia? Perché l'archeologia, credo, sia la sola forma di accesso al presente. Il futuro mi sembra oggi un dispositivo usato oggi moltissimo come un dispositivo destinato a rendere inintellegibile il presente, mentre appunto l'archeologia, così come la concepisco, un po' seguendolo quell'idea di Foucault che si tratta di interrogare l'ombra che l'interrogazione del presente getta sul passato, no? Però appunto io radicalizzerei questa idea dell'archeologia e adesso vorrei un po' cercare di precisarla. Ma innanzitutto c'è Ennio Flaiano, che è uno degli scrittori più intelligenti del Novecento, una volta ha detto: io faccio progetti solo per il passato. Ecco, secondo me non si tratta di una battuta, va presa estremamente sul serio. Io dovrei dire che tutto questo libro, tutte le ricerche che ho fatto finora, sono una serie di progetti per il passato. Nient'altro che una serie di progetti per il passato. Che è il solo modo sensato di fare progetti. E se possibile non fotografarmi. Una delle poche frasi, insomma, una frase non stupida detta da Hemingway è che non ci sono scrittori viventi. Anche questo io lo credo seriamente. Un vero scrittore si pone, per così dire, in posizione di morto, o comunque per chi parla. Un tempo, nessuna persona seria parla per i contemporanei. Un tempo si diceva: io parlo per i posteri. Ma oggi credo che si possa aver dubbi sul fatto che ci saranno dei posteri. E quindi io rivolgo quello che io scrivo, lo rivolgo al passato. Perché? Perché è importante? Perché il passato è così importante? Perché l'archeologia è importante? Innanzitutto bisogna liberarsi del luogo comune secondo cui quando una cosa ha fatto il suo tempo non ha più interesse. È esattamente il contrario. Le cose diventano interessanti quando hanno fatto il loro tempo. Perché? Perché solo allora appaiono in una dimensione in cui sia possibile cogliere, per così dire, un luogo per il possibile nel passato. Soltanto quando una cosa ha fatto il suo tempo si rivela in tutta la sua verità e si rivela anche per le occasioni mancate che esso contiene. E il passato, noi abbiamo un debito verso il passato, perché il passato è pieno di occasioni mancate. E uno dei compiti del pensiero è di afferrare, di rispondere a queste occasioni mancate nel passato. Ecco, poi vorrei soprattutto precisare, ecco, perché è stato detto appunto che in questione qui sia un'origine, ecco, qual è l'archè a cui l'archeologia si rivolge? Non esattamente un'origine cronologica. Io penso che ciò che l'archè a cui l'archeologia, così come la concepisco, si rivolge, non è che lo scarto fra il punto di insorgenza del fenomeno e la tradizione che ce lo trasmette, i saperi che ce lo trasmettono.
Overbeck chiama una volta preistoria, Urgeschichte, questo scarto, lo scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e tutti i nostri saperi che lo documentano, che cercano di avvicinarsi, che ce lo trasmettono. C'è sempre uno scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e il sapere. E in questo senso direi c'è qui anche la differenza tra l'archeologia come io la concepisco e quella di Foucault, no? Perché Foucault invece, come sapete, cerca di raggiungere il punto di incrocio tra i saperi, cioè le procedure di saperi accettate in un certo epoca e in un certo luogo, e i poteri accettati in un certo luogo, in una certa, le procedure di potere. Ecco, in un certo senso io non è questo, è al di là, no? Perché io cerco appunto quello che io chiamo archè, è lo scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e il sapere che ce lo trasmette. No? E credo che ogni vero storico ha bisogno di questo elemento preistorico, e credo che quello che distingue il rango di un grande storico, di un vero storico e delle ricerche correnti, è appunto che non si oblitera questo momento preistorico, no? Che la ricerca archeologica, storica, cerca di far emergere questo scarto. Ecco, questo un po' per precisare appunto che cos'è l'origine di cui parlavo. Quindi quello che tu chiamavi l'origine dell'origine sarebbe questo scarto, non un'origine più antica, no? Perché appunto la preistoria non è necessariamente più antica, no? Poi anche un'inchiesta sul ora può incontrare un momento, deve incontrare un momento preistorico. Ecco, adesso volevo dire qualcosa, la lettura che di Carlo Galli mi è sembrata molto giusta, credo che ha colto almeno la struttura, il punto essenziale. No? Il punto importante è il carattere fondamentale, centrale dello stato d'eccezione nel sistema giuridico-politico dell'Occidente. No? Questo è il punto. No? E tutta la disputa, la gigantomachia tra Benjamin e Schmitt è intorno al fatto se lo stato di eccezione sia in qualche modo ancora interno al diritto, se l'anomia, no? Perché lo stato di eccezione è un momento, una zona anomica, un momento di sospensione della legge, questo Schmitt lo sa perfettamente, però appunto secondo Schmitt questa zona anomica, questa zona di sospensione della legge fa ancora parte del sistema giuridico. E la posizione di Benjamin, appunto, come Galli ha giustamente detto, no, si tratta invece di mostrare che no, che non ha nulla che è esterna, che l'anomia è separata dal nomos. No? E questo è un punto fondamentale perché appunto lo Stato, un po' così come la vedo, un po' la conclusione che davo alla fine del libro, del libro sullo Stato d'eccezione, è che in fondo il sistema giuridico-politico dell'Occidente si potrebbe vedere come una macchina doppia, no? Formata da un elemento normativo e giuridico in senso stretto, che con la terminologia del diritto romano si potrebbe chiamare potestas, e un elemento invece anomico o metagiuridico, che nella terminologia romana è l'auctoritas. Lo stato d'eccezione è il dispositivo che deve tenere insieme questi due elementi. No? E mi sembra appunto che finché questi due elementi sono ancora, si possono essere, come dire, articolati ma distinti, questa macchina in qualche modo funziona. Quello che sta succedendo negli ultimi 100 anni almeno è che questi due elementi tendono a confondersi, no? Per cui non è più possibile distinguerli, e allora la macchina in qualche modo non funziona, lo stato di eccezione diventa appunto, nelle parole di Benjamin, la norma, la regola, ed è quello che vediamo oggi, no? Noi assistiamo oggi a uno stato di eccezione che è diventata la norma, a un diritto internazionale in cui sono venute meno tutte le regole di quello che Schmitt chiamava lo ius publicum europeo, ma la guerra civile, quindi siamo davanti a una guerra civile mondiale, e dall'altra per l'interno una condizione di stato di eccezione continuo. Tra l'altro appunto non è più una cosa, quando io ho annunciato la prima volta questa cosa la gente ancora adesso è tecnicamente vero, per esempio la Francia è in stato di eccezione continuo. Come la Germania di Hitler, perché non si capisce che cosa è potuto accadere nella Germania di Hitler, non si dà, ma come è potuto accadere? Ma come è potuto accadere? Perché dal momento che Hitler prende il potere, anzi gli ha consegnato il potere, dichiara uno stato d'eccezione che non è mai stato
revocato. E appunto, e io non credo appunto che sia possibile oggi, in questo appunto è giusto quello che tu dicevi, non credo che sia possibile restituire allo stato di eccezione i suoi limiti definiti e tornare allo stato di diritto, no? Perché appunto questo elemento anomico che è nel cuore dello stato di diritto è esploso, è emerso fuori, non c'è ritorno, non c'è possibilità di ritorno, no? E, no, per rispondere alla tua domanda, non mi pare, io, il punto centrale per me era la circolarità, come tu hai ben detto, Schmitt, tra ostilità, l'amico nemico e la guerra, no? Una volta, no, è una circolarità, vengono definite l'una attraverso l'altro. Non mi ricordo di aver veramente parlato di contraddizione. Quello che volevo dire era appunto questo, non è tanto una contraddizione quanto che la definizione che lui, classica, che lui dà della politica come la coppia amico-nemico, in realtà no, non è la coppia amico-nemico, è la guerra, non la possibilità dell'uccisione. Se ho parlato di contraddizione, volevo riferirmi a questa circolarità. Ecco, però appunto sono d'accordissimo con Galli, lo stato d'eccezione è una struttura centrale del nostro sistema politico-giuridico, non un fatto marginale. Si è creduto per secoli che fosse uno fatto marginale. Oggi noi viviamo in uno stato d'eccezione permanente, in cui questo è chiaro, no? Mi sembra. Per le cose che tu dicevi sulla teologia economica, e vabbè, io lì cercavo una ricerca archeologica che riporta l'economia trinitaria, il paradigma, cioè il governo divino del mondo, il governo profano. Però qual era il punto importante per me in quella diciamo, un po' ciò che era in gioco in questa ricerca? Era questa differenza tra regno e governo, no? Anche lì mi pareva che la macchina politica dell'Occidente, lì politica in senso stretto proprio, abbia due poli, il regno, no? Il sovrano e il governo. E nella tradizione della filosofia politica occidentale è sempre sul regno che ci si è concentrati, sul momento della sovranità, della legittimità, del regno. Ecco, quello che volevo mostrare è che no, che è un po' il contrario. No, per cui appunto criticavo anche queste analisi di origine rossoiana, per cui il potere fondamentale non è l'esecutivo, ma è il potere sovrano, legislativo. No? Noi oggi vediamo che questo è falso. No? Noi vediamo che il potere esecutivo è quello che è importante, che non è importante Dio, è importante l'angelo, non è importante il re, è importante il ministro, non è importante la legge, è importante la polizia. Questo per noi oggi è evidente, se uno non è cieco, la polizia è il centro, una polizia che poi, come sapete, deriva da politica, no? E secondo i teorici della Polizeiwissenschaft è la vera politica. Capito? Quindi quello era per me quello che mi stava a cuore, non tanto criticare il polo Stato, il polo la politica, insomma, volevo far uscire questo contrasto, insomma, questo fatto che noi siamo oggi in una situazione in cui il re regna ma non governa, e l'essenziale è il governo. E quindi invece, certo, questo polo di legittimità è essenziale, cioè abbiamo il Presidente della Repubblica, cioè la Regina d'Inghilterra, cioè, però appunto l'essenziale è il governo. No? Ecco, poi volevo dire qualcosa su una nozione centrale in questa mia ricerca che tu hai evocato alla fine, che è la nozione di inoperosità. Ecco, per inoperosità io non intendo affatto ovviamente l'inerzia e l'inattività. Io intendo per inoperosità, non c'è un'altra parola, non sono riuscito a trovare una parola più adatta, un'operazione che consiste nel disattivare e rendere inoperoso tutte le opere, le operazioni della religione, dell'economia, della politica, eccetera, eccetera, per aprirle a un nuovo possibile uso. In fondo, questo è quello che nella filosofia classica si chiamava contemplazione. Ecco, io ho cercato, questa mia definizione dell'inoperosità è un tentativo di ridare un contenuto concreto a questa parola che ha perduto quasi ogni senso. No? Che cosa significa contemplare? Non significa mettersi a contemplare l'astratto delle vacue possibilità. No?
Nel libro, la proposizione 52 del libro quarto dell'Etica, Spinoza definisce una cosa che chiama acquiescenza in se ipso, acquiescenza in se stessi, e dice l'acquiescenza in se stessi è una letizia che nasce dal fatto che un uomo contempla se stesso e la propria potenza di agire. Ecco, che cosa significa contemplare una potenza di agire? Ecco, mi sembra evidente, no? Che contemplare una potenza di agire significa un'operazione immanente, no? Questa contemplazione è immanente all'azione, non è separata, no? È qualcosa, appunto, la contemplazione, l'inoperosità è nel cuore stesso dell'opera. Non è un principio separato che sta altrove, no? È qualcosa che nell'opera, nell'atto, no? Nella praxis, la riconduce alla sua potenza, no? Riconduce ogni opera alla sua potenza. Quando mi si chiedeva di fare degli esempi, l'unico esempio che mi pareva concreto, ma più concreto e più chiaro di tutti, per cui lo faccio anche oggi, è la poesia. Che cos'è la poesia? La poesia è un'operazione nel linguaggio, non è assolutamente altrove, non è un'altra lingua, è un'operazione nel linguaggio di tutti, che però, per così dire, disattiva, rende inoperoso un certo uso del linguaggio informatico, combinazionale, perché? Per rendere possibile un altro uso, per riportarla alla potenza di dire, no? Quindi cos'è la poesia? La poesia è una contemplazione della lingua, cioè una contemplazione della potenza di dire. E la stessa cosa farei per la politica. La politica così intesa, l'inoperosità come concetto centrale della politica, come lo intendo io, è una contemplazione della potenza di agire. Contemplare ciò che possiamo fare o ciò che non possiamo fare. No? E quindi... Perché questa inoperosità è così importante? Mi sembra che sia una specie di commemorazione o ripetizione di quella che forse l'archè delle archè veramente, no? Che è l'antropogenesi, il divenire umano del primate homo. No? C'è qualcosa, anche lì c'è qualcosa in cui... un qualcosa ha, per così dire, disattivato, reso inoperoso tutte le vocazioni biologiche dei viventi, tutti i destini preassegnati, predeterminati. No, l'uomo è un essere, da questo punto di vista, senza opera. No? E quindi l'inoperosità, per così dire, riconduce l'uomo a questo momento antropogenetico, no? In cui si esperisce appunto una potenza di agire, una totipotenza di agire, non un destino, una necessità biologica o un compito sociale o politico preassegnato. Cioè, però appunto, quando Aristotele invece distingue vita contemplativa e vita attiva, vita politica attiva, secondo me ha messo fuori strada la politica e la filosofia occidentale, no? Perché appunto vita contemplativa e vita attiva sono immanenti l'una nell'altra, no? Non hanno altro senso che questo. Forse voi ricordate il bellissimo quadro di Velázquez che rappresenta Marta e Maria. Nella tradizione teologica Marta e Maria sono i simboli della Marta della vita attiva e Maria della vita contemplativa, no? In questo quadro c'è in primo piano la vita Marta che sta facendo delle operazioni in cucina e in alto, in un triangolino, si vede stranamente quasi sospeso nell'aria, nel vuoto, Maria con Cristo, cioè la vita contemplativa. Lì mi sembra appunto, lì è come se la vita attiva immaginasse, dovesse immaginare la vita contemplativa e la vita contemplativa fosse parte, no, non è separata, Marta e Maria non sono separate, no? Vita attiva e vita contemplativa non sono separate. E quindi l'inoporosità, che io penso a questo senso preciso, no? Di essere la più umana delle operazioni. Quella che appunto apre qualcosa come una politica, se per politica si intende qualcosa che non è la realizzazione di un compito.
ma il riportare l'uomo alla sua potenza di agire. Ma per questo vorrei finire dopo aver terminato la serie Homo Sacer, ho scritto un piccolo libro che si chiama Karman, che è una riflessione, che è una critica del concetto di azione. Voi sapete che nella tradizione della filosofia occidentale, da Aristotele a Arendt, la politica è definita dall'avere al suo centro questo concetto praxis, che i romani hanno tradotto actio e che noi chiamiamo azione, no? E mi ha sempre colpito che non si riesce mai a definire che cos'è un'azione. No, se poi tutti trattano, anche l'Arendt dice l'azione è il centro della politica, ma poi non ne dà nessuna definizione, o ne dà anzi una così larga che include anche la parola, è molto interessante in questo. Io ho provato a definire che cosa potrebbe essere un concetto di azione, e mi sembra che il concetto di azione che ha dominato la nostra tradizione politica e che secondo me l'ha condotta alla paralisi è, primo, l'azione è definita dalla imputabilità a un soggetto, no? L'azione è definita dal fatto che è imputabile a un soggetto, si riferisce a un soggetto. Questo poi nel diritto è evidentissimo, no? Punto secondo, l'azione implica una volontà, è un atto volontario. Questo strano concetto, nessuno ha mai capito cosa significhi volontà. Se voi cercate a qualcuno che mi definisca cosa significa volontà, state certi che non ci riuscirà. Terzo punto, che è costante anche questo nella riflessione sul concetto di azione, per esempio nella scuola in Tommaso, è evidente, l'azione deve sempre essere rivolta a un fine. Quindi imputabilità, volontarietà e destinato a un fine. E ho cercato di pensare quale potrebbe essere un altro modello di attività umana che non presentasse questi caratteri, no? E l'ho definito come gesto. Cioè chiamo gesto un atto umano, qualcosa, di, no? Un'attività umana che non sia definita dall'imputabilità a un soggetto, non sia determinata da una volontà, da un atto di volontà, anche questo presupposto, no? Cioè, sono tutti presupposti, e nemmeno dalla presupposizione di un fine, no? Un'azione umana liberata da questi tre presupposti. Io ho sempre fatto sorridere che quando Tommaso, c'è un punto nella Summa in cui definisce questo, l'azione sempre rivolta a un fine, dice, certo, è vero che ci sono delle azioni umane che non sembrano rivolte a un fine, per esempio quelle che si fanno per gioco, oppure quando uno si gratta i capelli, quando uno si gratta la testa o si tira la barba, lui dice con fricazio barbe. E dice, ma questi, non so, queste azioni, questi atti lo imbarazzano molto e cerca di ricondurli però senza riuscirci alla volontà e alla... Ecco, volevo solo terminare, ecco, mi sembrava che questo concetto di gesto potrebbe essere un concetto che potrebbe essere pensato come un'alternativa a questo concetto di azione che ha finito, secondo me, per paralizzare la politica occidentale. Grazie. Abbiamo circa 20 minuti, se c'è qualche intervento o domanda è gradito. In piedi, per favore. Comunque lo decompone, lo è inoperato.
funzionante, non funzionante. Se gli dici due parole su questa cosa della potenza descrivo, un chiarimento. Sì, qui ancora una volta penso che sia chiaro, no? Quello a cui era rivolto questo concetto era appunto per spezzare, come del resto aveva fatto Benjamin nel suo saggio, il nesso tra potere costituente, potere costituito, violenza che pone il diritto e violenza che lo mantiene, no? Anche lì, quindi cercavo questa idea di una potenza invece destituente che non sia mai fonte di diritto e non sia mai mantenimento del diritto, no? In realtà, e qui forse risponderei meglio anche un'obiezione che tu hai fatto, in realtà io penso sempre che siamo sempre di fronte a una macchina doppia, non soltanto è la macchina doppia quella che io cerco di disattivare mostrando questo centro vuoto, no? Questo centro anomico, questo centro anarchico, ma forse credo in generale che dobbiamo pensare qualcosa in cui questi due poli, il polo destituente, il polo costituente, il polo anomico e il polo nomico, siano in qualche modo entrambi presenti, no? Mentre da noi il polo anomico anarchico è totalmente assente perché è stato inglobato e catturato all'interno della macchina, no? Quindi l'idea di una potenza destituente sarebbe di pensare, ovviamente però la potenza destituente non può essere istituita a sua volta, no? Alla fine del libro, cito questa cosa alla fine delle leggi di Platone, lui dice bisognerebbe pensare una cosa che lui chiama il consiglio notturno, e questo consiglio notturno dovrebbe essere quello che custodisce qualcosa, veramente, come dire, i principi della convivenza della città, no? Però dice appunto non lo possiamo istituire per legge, perché appunto altrimenti se è istituito per legge, come oggi per esempio il potere costituente viene mantenuto negli ordinamenti come potere di revisione della Costituzione, quindi viene, come dire, inglobato nel sistema, mentre questo potere destituente dovrebbe essere un potere, come dice Platone, che si è formato fuori, che si è formato da sé, e questo mi sembra che oggi manchi, no? Quindi il potere destituente lo conciperei così, appunto, un po' come questo consiglio notturno dovrebbe essere un potere non istituzionalizzato, no? E tuttavia capace, insomma, di operare, è reale, che si è costituito in qualche modo e agisce e esercita questo potere destituente, anomico. Venite qui. C'è lei prima. Avvicinati ancora che non si sente. Non sentiamo. So. Come? Esempi di gesti. Oh, tantissimi. Il gesto, in questa prospettiva, appunto, è per esempio qualcosa che appunto mette in questione la relazione mezzo-fine, no? Io cercavo una delle definizioni più forti che cerco di dare del gesto, appunto il gesto è qualcosa che rompe la relazione mezzo-fine che domina il concetto di azione, no? L'azione è rivolta a un fine. E qui gli esempi sono tantissimi, per esempio la danza. La danza non è un movimento che il corpo compie per spostarsi dal punto A al punto B perché ha questo scopo, no? La danza è un movimento che espone la potenza del corpo, no? O anche, per esempio, se io adesso ho sete e compio questo gesto, questo non è un gesto, secondo me, perché è un atto volto allo scopo di dissetarmi. Ma se un mimo compie questo stesso gesto, no? Questo gesto viene emancipato dalla sua relazione al fine, viene riprodotto in qualche modo, ma liberato dalla sua relazione al fine. E questo... Volevo chiedere come prima cosa se secondo lei è possibile
pensare una vita puramente uccidibile in quanto tale e quindi non anche sacrificabile o, non, o insacrificabile come mostrato dalla vita dell'Homo Sacer, e se questo, cioè proprio questo difetto, questa impossibilità di pensare una vita puramente uccidibile, diciamo non costituisca forse anche il problema fondamentale, no? Perché se la politica avesse potuto pensare la possibilità di pensare una vita come puramente uccidibile, forse avrebbe potuto destituire la violenza che incorpora, no? Tirando sempre in ballo la sacrificabilità o la non sacrificabilità. La seconda cosa che volevo chiedere invece è se secondo lei la teologia economica e la teologia politica non siano alternative, ma invece la teologia economica inglobi fondamentalmente inglobi entro se stessa la teologia politica. Questo è mostrato molto bene dalla circolarità, secondo me, che c'è tra potere politico e nuda vita, per cui l'uno presuppone l'altro e quindi nessuno dei due poi al fondo è definibile se non per mezzo dell'altro, e poi è mostrato molto bene attraverso la ricerca archeologica e in particolare ad esempio l'istituto della fictio legis, no? Che pone al centro la certezza del falso, quindi rompe con qualsiasi possibilità di fondarsi su una o delle verità, no? E quindi si può fare tutto al più una economia della verità, e quindi entro l'economia della verità è possibile poi semmai una teologia politica. E poi volevo una suggestione, forse mi è venuto in mente più volte, che questo esempio di gesto fondamentale, no? Come potenza destituente poi possa essere quella possibilità data all'uomo di udire l'Alef, no? Che quella possibilità data all'uomo di udire l'Alef che Scholem narra, no? In una disputa tra rabbini che lei cita, no? In cui appunto si dice che Dio avrebbe parlato e un rabbino dice cosa si è udito? Si è udita l'Alef, no? Che è muta. Dico, questa possibilità di udire, che è data all'uomo di udire l'Alef, forse costituisce... Capiscono gli altri, io col microfono non sento. Forse questo senza microfono. Forse questo costituisce, dico, il gesto fondamentale, no? C'è la possibilità veramente destituente, no? Qual è? La possibilità di udire qualcosa che non... da parte del divino, che non comanda poi fondamentalmente, no? Perché poi appunto, cioè, tutto nel discorso che lei fa appunto della parola divina che sarebbe comando, ma questa possibilità invece che dà l'uomo di udire la parola divina come non comando, come non parola fondamentale, quindi come non logos, possa costituire poi in fondo il vero gesto fondamentale e destituente. Sì, non so bene se ho capito tutti i punti. No, per il primo, la vita uccidibile è proprio questa, no, che è al centro, no, del problema. Il fatto che l'Homo Sacer sia uccidibile ma non sacrificabile è soltanto appunto perché viene sottratto alla dimensione del sacrificio religioso, ma si tratta di una vita uccidibile, assolutamente uccidibile. Quindi diciamo, anzi, tutto ciò che ho cercato di trarre da questo paradigma era proprio l'idea che ci sia una vita uccidibile, in questo caso non sacrificabile, perché appunto si trattava di sottrarla alla sfera del sacrificio religioso, di farla proprio puramente uccidibile. La teologia, l'altro punto era sulla teologia economica, no? Che sono, sì, la teologia economica e teologia politica, certo che sono connesse, no? Così come il regno e il governo sono connessi, mi pare, ho cercato di insistere proprio su questo punto, no? Sono connesse e questi poli nella storia della politica occidentale, a volte prevale uno, a volte prevale l'altro, e noi siamo certo di fronte a un prevalere assoluto del paradigma economico-governativo, no? Questo governamentale, mi pare ovvio. L'altra cosa, cioè, non so se ho ben capito, ma credo certo il gesto si dovrebbe trovare anche nella sfera del linguaggio.
forse era questo che volevi dire, no? Mi sembra, è certo, no? un gesto che abbia il suo luogo nel linguaggio è appunto essenziale, ed è sicuramente così, no? Appunto, del resto anche nella tradizione dei discorsi, dei tentativi di pensare il gesto, certe volte appunto la voce, la parola viene pensata come un gesto, no? E lì si tratterebbe di sottrarre appunto il linguaggio all'interpretazione tradizionale che noi ne diamo come voce significante, no? E lì bisognerebbe, troppo lungo qui per parlarne, ma come dire, provare a ricondurre, per così dire, il linguaggio alla voce e spezzare il paradigma che nel Peri Hermeneias Aristotele stabilisce tra suoni, parole, concetti e cose. No, noi ormai diamo per scontato che il linguaggio sia qualcosa che ha a che fare col tenere in relazione delle parole, dei suoni, dei concetti e delle cose. Ecco, un puro gesto nel linguaggio sarebbe qualcosa che spezza questa connessione e lo riporta appunto alla fonè, quel momento iniziale. Certo. Sì, scusa, faccio una domanda io, poi ti do la parola. Cioè, mi interessava chiederti qualcosa sul tuo rapporto con Heidegger. Diciamo, a volte io ho letto alcuni saggi bellissimi di Agamben, per esempio La passione della fatticità, o le parti su Heidegger nell'aperto, il saggio L'assoluto e le Ereignis, però poi mi sembra che progressivamente emerga una presa di distanza da Heidegger, una presa di distanza radicale proprio, vedendo in Heidegger un debito eccessivo verso Aristotele, quindi verso la tradizione alla fine. Ecco, però a me sembra che nel tuo discorso sull'inoperosità e anche su queste cose, queste ultime cose di cui stiamo discutendo, emergano dei tratti heideggeriani. Il discorso sul possibile che resta in sospensione, la lettura che Heidegger fa dello Smè paolino, forse alcuni aspetti proprio delle Ereignis come un modo per pensare l'espropriazione e l'appropriazione. Quindi ti volevo un po' sollecitare a dirci qual è veramente l'elemento irriducibile che ti fa considerare Heidegger non appunto metodologicamente usabile per le tue ricerche. È una domanda un po' insidiosa, perché ogni volta che si chiedono i rapporti con un autore che è stato fondamentale, oppure nella vita con una persona che è stato fondamentale, è chiaro che è difficile rispondere, no? Però è vero, io non sono heideggeriano, ecco, non mi considero un filosofo heideggeriano, ma nemmeno beniaminiano, insomma, no? Anche se ho usato Benjamin come contravveleno per Heidegger e Heidegger come contravveleno per Benjamin, no? Però non so, quindi certamente in questi temi heideggeriani che tu hai evocato sono presenti, insomma, no? Mi sembra che un modo di restare fedeli a un'opera che ti ha ispirato appunto è quello di cogliere proprio ciò che è rimasto non detto, i limiti. Quando facevamo questo seminario a Letora, Heidegger diceva spesso: e voi potete vedere i miei limiti, io non posso, no? Ma vedere i limiti non significa criticarlo, significa andare a trovare quel punto che può essere svolto, sviluppato, quel punto che è rimasto non detto, che è rimasto non formulato. Prego. Sì, no, mettiti lì. È vero, prima dillo così e poi lo dici. Buonasera, professore. Sì, il dispositivo. Va bene così, mi sentite? No, parla verso di loro. Parlo verso di loro. No, io credo che questo ultimo intervento sulla inoperosità e sul gesto siano, a mio avviso, di cruciale importanza, proprio perché se la soglia tra l'azione e il gesto, secondo me, coglie proprio la possibilità di superare un orizzonte ontologico ed entrare in un altro, che è un orizzonte di libertà, e quindi rompere il nesso di causalità e di cercare di dissolvere in un certo senso il soggetto.
E allora la domanda la faccio breve, perché queste sono cose che insomma mi stanno molto a cuore. Può essere possibile una politica del gesto? Cioè, anche il discorso del linguaggio, che lei adesso diceva non mi voglio inoltrare in questo campo, però io credo che sia indispensabile, perché la riflessione su un linguaggio all'altezza del gesto sia veramente una riflessione cruciale. E voglio dire, con questo c'è la possibilità di trovare una razionalità del gesto, un'istituzione del gesto, però attribuendo alla parola istituzione e razionalità un significato totalmente diverso, cioè totalmente diverso da quello che la parola attualmente indica. Io credo che in questo lei è visionario come pensatore, cioè un visionario comprensibile, cioè lei riesce ad utilizzare un linguaggio noto a tutti noi per proiettarci su un orizzonte che potrebbe essere possibile, ma comunque ce lo fa vedere. Però la cosa è, che fare? No, io sono, no, credo che capirai, sono totalmente d'accordo con quello che hai detto. Penso anche che il gesto, no, proprio il senso di questo ultimo lavoro era proprio di provarsi a sostituire il concetto di gesto al concetto di azione come categoria centrale della politica. Naturalmente è una cosa da fare con molta cautela, e non intendo gesto qualunque gesto, no, ma il gesto soltanto come quello sottratto a questi tre principi: imputabilità, volontà e fine. E nel linguaggio ovviamente, no, sarebbe la stessa cosa, bisognerebbe smontare la concezione del linguaggio che noi abbiamo ereditato come suono significante, eccetera, per riportarlo alla voce. Sì, quindi direi che sono totalmente d'accordo, è tutto un lavoro, come dire, che resta da fare. No, mi hai chiesto che fare? Questo se mi si chiede che fare non rispondo. Essendo un teorico dell'inoperosità non potete chiedermi che cosa fare. No, non sono io, no. Che fare siete voi che dovete pensarlo. Qui stiamo pensando di aprire un campo in cui un'azione diventa, un'altra forma di attività diventa possibile, non una ricetta. Appunto, ho citato questi esempi, quando ho citato esempi come la danza, cioè non sono mica a caso, insomma. Prego. Buonasera professore. La mia domanda sarebbe a proposito... Silenzio. Quando si è parlato di storia fatta di occasioni mancate, di questa colpa che in qualche modo ritorna, io vorrei sapere, non so se potrei fare confusione, ma credo nel fuoco del racconto lei parla della colpa, di un complesso di colpa che è prospettivo, non retrospettivo. E io mi chiedo se in qualche modo lei considera esistere una sorta di cortocircuito nella storia del singolo, tra la storia individuale, direi addirittura psicologica, del singolo e questo complesso di colpa che ci viene dalle occasioni mancate che la storia di volta in volta ci ha offerto. Ora, non vorrei citare Gobetti e il risorgimento senza eroi, ma è un po' come quando, ecco, prendo spunto da Cioran che dice: io sono un rumeno, essere un rumeno non è esattamente come essere un francese o un inglese, perché la storia del mio paese a un certo punto si è spezzata. Credo che gli italiani, soprattutto da questo punto di vista, dal meridione, come se fossimo sulla prua o sulla poppa di una nave dove avvertiamo meglio questi scossoni della storia, bene, le chiedo se in quanto italiani abbiamo questo senso di colpa prospettivo legato a una incompletezza della nostra storia nazionale. No, non mi pare che sia una domanda, è piuttosto una tesi. No, appunto, io è chiaro che il concetto di colpa, questo concetto così importante, no, è un concetto giuridico, no, che poi è stato estrapolato sulla morale, sulla religione, eccetera, ma è un concetto originariamente giuridico e si tratterebbe appunto il più possibile di disattivarlo, di renderlo inoperoso, appunto. Ma lei ha già parlato. Non ho capito niente. Non si capisce se non si avvicina. Se l'inoperosità
spazio per le emozioni politiche. Sia un'azione, sì, un'azione, sì, sì, sì. No, no, sì, l'idea di questo concetto di novosità è che sia un concetto politico, no? Che a parte come ho cercato di definirlo, no? Come contemplazione di una potenza di agire, ma anche perché mi dà, per esempio, è stato molto criticato da tutta una corrente di pensiero politico anche abbastanza presente ancora oggi, no? Mi si rimprovera, ma come l'università, l'essenza della politica è il lavoro, la produzione, no? Ecco, a me sembra, sono sempre molto sospettoso di questo fatto che la tradizione della sinistra, la tradizione del movimento operaio abbia sempre messo al suo centro gli stessi concetti del capitale. Cioè, non si può mettere al concetto di una politica nuova l'idea di produzione, di lavoro. Se si fa questo, si è perduti. Finiamo qua. Ringraziamo tutti e salutiamo e ringraziamo.